Iniziamo subito con una premessa. Il coronavirus felino non è lo stesso coronavirus che sta provocando al momento la notissima Covid-19 nell'uomo, dove Covid sta per coronavirus disease 19, l'anno in cui è stata scoperta la malattia. Stiamo parlando sempre della stessa famiglia virale, ma di un virus diverso che è oramai noto in veterinaria da diverso tempo. Infatti la famiglia dei coronavirus sono dei virus molto presenti nell'ambiente che causano malattie sia negli animali selvatici sia negli animali domestici, ma al momento non è noto nessun caso di cosiddetto spillover, cosiddetta quindi passaggio dall'animale domestico all'uomo. La trasmissione del coronavirus felino normalmente è orofecale e nella stragrande maggioranza dei casi fortunatamente provoca semplicemente un malessere intestinale, una diarrea che può risolversi spontaneamente nell'arco di pochi giorni. Purtroppo però in una piccola percentuale dei casi, parliamo circa il 10% dei casi, questo virus può subire una mutazione all'interno dell'organismo del gatto e provocare la ben più temibile peritonite infettiva felina. Probabilmente persone che hanno un pochino più di confidenza col gatto ne sono venute a conoscenza, perché purtroppo è una malattia letale nella quasi totalità dei casi. Non è chiara quale sia la causa della mutazione del virus, però vengono prese in considerazione diversi fattori, tra i quali l'età dell'animale. Infatti sembra essere più facilmente provocabile negli animali di età inferiore ai 3 anni. Lo stress sembra avere un'enorme importanza all'interno di questa mutazione, ma anche dei fattori genetici presenti all'interno dell'organismo animale stesso che ne facilitano questa mutazione. Clinicamente la FIP può presentarsi con due diverse sintomatologie: la forma umida, che è quella più frequente, in cui si ha la formazione di versamenti, vale a dire di liquido che può stare o all'interno dell'addome, e spesso questi animali hanno un addome gonfio, a botte si dice, o all'interno del torace, e quindi la sintomatologia è prevalentemente respiratoria perché hanno una difficoltà respiratoria pazzesca, o nella forma secca. La forma secca ovviamente è quella più difficilmente diagnosticabile perché si manifesta sotto forma di granulomi che possono presentarsi all'interno di qualsiasi organo, però principalmente l'occhio, sistema nervoso centrale e fegato. La diagnosi può essere molto complicata, soprattutto quando si parla della forma secca, perché si necessita sia di alcune manifestazioni cliniche, in particolar modo la perdita di peso, l'astenia, una febbre che non risponde agli antibiotici, sia di esami del sangue specifici, nel qual caso l'elettroforesi o la sostanza seroamiloide o l'alfa-glicoproteina acida. E quindi la diagnosi, diciamo, si riesce a raggiungere tramite l'uso combinato della manifestazione cliniche e delle indagini di laboratorio. Purtroppo al momento non c'è nessun test che può distinguere il coronavirus enterico, quindi quello meno grave, che potenzialmente si può risolvere anche da solo, da quello ben più grave che provoca la peritonite infettiva felina. E l'unica maniera per avere una diagnosi di certezza è tramite l'esame istologico o l'esame immunoistochimico dei tessuti coinvolti, e molto spesso riuscire a reperire questi campioni sia soltanto nel momento in cui l'animale è già deceduto. Per quanto riguarda la terapia, al momento non esiste una terapia curativa, purtroppo esistono soltanto delle terapie palliative, e tra questi viene dato ampio uso ai cortisonici perché riescono a diminuire, a contenere l'infiammazione che viene provocata dal virus, ed anche l'interferone felino, anche se riguardo l'utilizzo dell'interferone felino ancora non si hanno reali dati sulla sua reale funzionalità, insomma. Molto importante invece è la prevenzione. Non esistendo una profilassi vaccinale, al momento l'unica prevenzione è quella che può essere effettuata, è quella sull'ambiente, quindi bisogna evitare ambienti sovraffollati, quindi gattili con molti gatti. Bisogna cercare di tenere puliti questi ambienti perché il virus in un ambiente secco può sopravvivere fino a 7 settimane,
però fortunatamente è molto sensibile a tutti i comuni disinfettanti che vengono utilizzati negli ambienti. Un'altra cosa che può aiutare la prevenzione è agire sullo stress, perché come dicevamo in precedenza, lo stress può favorire la mutazione del virus all'interno dell'organismo e quindi andare a provocare la peritonite infettiva felina. E per agire sullo stress bisognerebbe, i comuni consigli sono quelli di utilizzare o i ferormoni facciali felini o ad esempio semplicemente dei giochi, quindi creare un ambiente più interattivo per i gatti con giochi o comunque posti su cui possano arrampicarsi. Un'ultima piccola parentesi va detta riguardo a un farmaco che al momento non è ancora registrato nell'Unione Europea, ma che si sta utilizzando in Cina e sembra avere dei risultati soddisfacenti. È ovvio che al momento i dati su questo farmaco sono ancora non disponibili, però in futuro forse potremmo avere una difesa in più o comunque un qualcosa in più da utilizzare nei confronti di questa malattia veramente tremenda. Se avete domande potete postarle qui sotto nei commenti, speriamo di rispondere nel più breve tempo possibile e quindi ci vediamo alla prossima videopillola.